Però... Aspettate, aspettate, vado a scatti. Vado a scatti, so perché. Pesa troppo il gioco per lo stream. Ok, fermi, ho un'idea. Devo cambiare le impostazioni della live. Troppa grafica. Pensavo che ce l'avrebbe fatta con questa CPU e... Ok. Bad news. Infinite. Allora, devo cambiare le impostazioni della live. Non l'avrei mai detto post-upgrade del PC. Mai. Ma... il doppio PC è... Next step, ragazzi. Next step. Io lo volevo giocare su PC. Lo voglio giocare su PC. Datemi un secondo, ok? Arrivo immediatamente. Devo chiudere la live, però, come test. Resistete, perché qui l'hype è altissimo, cioè... Avete visto, no? Cosa ho fatto? Ah, su PC ho ottimizzato male. Vado. Ho un Threadripper comunque, cioè... Signori di YouTube, dei past broadcast, che però avrete comunque visto tutto il lavoretto fatto a livello tecnico, bentornati. Questa è una nuova introduzione per la run. Abbiamo esplorato anche tramite sondaggio come giocarlo e la community di Halo Infinite italiana qui con me oggi mi ha invitato a mantenere la tradizione di giocarlo con il pad. Io stavo già immaginandomi i 180 no scope headshot elite, ma lo giocheremo con controller, cosa che sicuramente a modo suo sarà romantico e divertente, perché Halo nasce per quel tipo di sistema di controllo, cosa assolutamente logica e nostalgica. Non preoccupatevi, io adoro giocare con keyboard e mouse, ero già eccitatissimo al mirare correttamente e stare loccato sulla testa dei nemici nel mentre salto e utilizzo rampini e altre mosse speciali. Mi mancherà poterlo fare, ma farò del mio meglio tramite comunque l'esperienza ormai ventennale e passa che ho con controller. Per quanto concerne la lingua con cui e in cui vivere l'avventura, ha vinto nel sondaggio per poco italiano. Questa è una decisione che sicuramente farà felicitanti e infelicitantissimi, in equal misura, no? Quindi in realtà è sempre tanti e tanti. Anche qui... Io sto per vivere un'esperienza diversa. Ho giocato gli Halo praticamente sempre in inglese. E quindi questo è un nuovo Halo per me. È un nuovo capitolo che per tantissimissimissimi di voi equivale a un'esperienza blind con me. Altri appassionati lo avranno già scopiato e finito, ma è pubblico dall'altro ieri. Io ho ufficialmente... e ufficiosamente rifiutato review code, anteprime e press tour praticamente digitali per poterlo giocare blind con voi. E quindi per me, trovandomi alla cieca, ed essendo questo un vero nuovo Halo anche per il mondo degli appassionati, giocarlo in italiano sarà come vivere Combat Evolved da ragazzino. Grazie di essere qui con me, grazie del supporto, grazie di... avere un po' di batticuore magari, perché io non so che cosa aspettarmi. Gli Halo di 343 Industries mi hanno fatto discutere, non sempre mi hanno appassionato, ma li ho studiati e vissuti con il massimo ardore tramite l'interazione con una community che mi stava in qualche modo guidando e allo stesso tempo introducendo la mia esperienza su Sutorima. Ora ho molta più capacità di gestire Twitch, quello che è la diretta, quindi probabilmente sarà un contenuto estremamente migliore della mia blind run sulla Halo saga. Heminami, welcome back. Ashura, Rock, John, Q40, Bruce, Hilbijan, Smoke Ding Dong, folklorista, grazie. Ottava meraviglia, anche a te, Egnomo Magico, welcome back. Quello che posso dirvi è che potremmo finire per essere delusi e criticare il lavoro sviluppato ad oggi nel 2022, all'alba del 2022. Potremmo innamorarci, come ho sentito tanti appassionati hanno fatto, potremmo rimanere neutrali. Da me avrete l'onestà più totale, la limpidezza di un appassionato di, diciamo, recente arrivo, che non è cresciuto con Halo, ma li ha giocati proprio tutti, tranne Spartan Assault. Io li ho giocati tutti gli Halo con voi. Va bene? Siete pronti? Andiamo? Andiamo? Allora, prima di tutto, impostazione. Vorrei mettere la frequenza fotogrammi minima a 60 e, per chi è curioso delle mie impostazioni, in accessibilità ho scelto di mettere la sfocatura che appare durante le esplosioni, gli scatti e l'utilizzo di equipaggiamenti a 0%. Non è la rimozione del motion blur grafico, è una forzatura. Infatti, questa opzione è nell'accessibilità come sostentamento e aiuto a chi ha diversi, forse, tipi di autismo. Però io adoro vedere i VFX e le animazioni di questo tipo senza blur, quindi avere questa opzione mi ha emozionato tantissimo e ho deciso comunque di attivarla. Se poi risulta particolarmente brutta possiamo parlarne, ma mi appassiona molto averla al 0%, genuinamente. Sappiate che durante le esplosioni ci sarebbe sfocatura, ma che noi non la vedremo. Sono quel tipo di giocatore. Per il resto il FOV sono indeciso, perché la partenza è circa al 78, l'avevo messa al 90 e la massimizzazione potrebbe essere troppo, non pensate? Io sono sempre molto indeciso sul FOV da usare per ora. Io l'ho messo a 90. Oh, 105 è sempre stato il mio standard su Doom. Mettiamo 105. Mettiamo 105, sono d'accordo. Se poi vogliamo aumentare... Oh! E se poi vogliamo aumentarlo, gli piace 104. Vediamo un po'. Ok, 105 non è male. Però secondo me 120 comincia a essere più da agonismo e competizione, meno immersione. Vorrei anche immergermi in Halo, nonostante tutto. Campagna. Attenzione, piccolo dettaglio. La campagna l'ho acquistata full price perché la volevo. Voglio Halo Infinite. Lo voglio con me, lo voglio per sempre. O meno, finché campo o campa Steam. Siamo su PC, siamo tutto a ultra. Nuova partita. Difficoltà. Vorrei giocare a eroica, se me lo permettete. Normale non mi va. I tuoi nemici sono determinati e ben armati. Vorrei mantenere la nostra cara tradizione. Domina il massacro e cavalca la carneficina. Consigliato ai giocatori veterani di Halo. E, al di là di tutto, io non sono un veterano di Halo, ma sono un giocatore di Halo ormai. Perché li ho completati tutti. Teschi ne sono raccolto. Ragazzi, la sensibilità del controller la devo provare assolutamente, pad alla mano, ma ci siamo? Stiamo per cominciare? Leggi la descrizione della leggendaria. Corri, piccolo demone. Consigliato ai fan dei cecchi. Oddio, ho i brividi, mi sono venuti i brividi, ma che dolcezza, ma che bravi. Va bene. Va bene, mi sono emozionato, è dolcissimo, questa cosa è veramente dolce. Vado. Siete pronti? Self-awareness, esatto. Ragazzi, sono blind. Sono con voi. Andiamo. Le notifiche in alto, molto multiplayer, mi confondono, ma va bene. Questo è Halo 6, ragazzi, vi invito a recuperare la playlist. Fatemi sapere i volumi, ok? Ora mi concentro, sono blind. Concedimi un istante. L'ha presa. Avete visto come è ben realizzato il peso della Mjolnir? Avete visto? Il mio nome è Atriox. Atriox. È la mia, è l'ultima faccia che riuscirai a vedere. Halo Wars 2! Lo sapevamo, eh? L'ho giocato con più passione, per quello Halo Wars 2. Attenzione, attenzione, attenzione. Pressione in aumento sulle linee 4, 17 e 33. Pressione in aumento sulle linee 4, 17 e 33. Pressione in aumento sulle linee 4, 17, protocollo accettato. Resa rilevata. 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 Ciao! Mi fai vedere a papà quanto sei grande? Grande! Grande! Brava! E sai cantare? Nella vecchia fattoria! Brava! Ia, ia. Che ne dici di mi manchi? Mi manchi! E ti voglio bene? Ti voglio bene, papà! Sì, brava! Riesci a dire non vedo l'ora di vederti? Vederti! Ok, ora di ciao ciao! UNSC Eco 216, mi ricevete? Qui UNSC. Abbiamo contesto così. Le batterie principali sembrano fritte. La corazza invece è entrata in modalità sopravvivenza. Spenta. Ora cerco di escluderla. Ok. Se mi senti là dentro, spero tu sia pronto. Ti prego, non morire. Per favore. Detti. Non morire. Cristallini. Che belle le espressioni! Oh, bentornato, Chief. Ho reindirizzato l'energia rimasta nella tua corazza. Vedo un problema alla matrice di calibrazione. Almeno credo sia quello. Ok, segui la luce. Guarda su. Ah, devo selezionare. Fatemi sapere poi quando... Devo riabbassare, ma... Prova a guardare giù. Prova a destra. Sì, sì, esatto, Halo 2. Prova a destra. E ora a sinistra. La trasmissione del visore e le funzioni motorie sono operative. Ma pare ci sia un problema coi motori delle mani. Prova a muoverle. Tranquillo, sei rimasto là fuori per un po'. Ma è bellissimo! Giro qualcosa con cui controllare la tua corazza. Non trovavo. Ehi, stai calmo, ragazzone, non... Rapporto? Rapporto? Ma cosa... C'è qualcosa che devi vedere, Chief. Mi manca la sua voce. Mi manca la sua voce. È la stessa in inglese, eh? Report. Abbiamo perso. Perso tutto. Per noi non c'è più niente qui. Status report. Non so nemmeno dove sia qui. Wow. No. Non loro. Non di nuovo. Dobbiamo scappare. Dammi un'arma. Un'arma. Questo è tutto quello che ho. Mi basta. Chief, cosa vuoi fare? Improvviso. Ehi, chiudi. Le batterie principali sono a terra. Siamo bloccati. Hai un solo proiettile contro un intero esercito. Che puoi fare da solo? Te l'ho detto. Basta. Oh, sì, capisco. Ma bellissima questa sequenza! No. Stanno attivando un raggio di stasi. Non possiamo fuggire. Penso alle batterie. Anche in italiano mi sembra la stessa comunque. Non è cambiato il doppiatore, solo che lo conosco molto meno. Mostra il tuo obiettivo attuale. Che figata. E poi si aprirà la open map, o meglio l'open world. Lì magari ho il presentimento che potremo perdere un po' di quella eccitazione da parte di Halo, ma non è detto, perché alla fine le nostre esperienze in Combat Evolved, Halo 3, cioè Reach, soprattutto Reach, ok, ODST aveva quella meccanica, infatti non funzionava tantissimo, no, però vabbè, vediamo. Ok. Ragazzi, ce lo giochiamo bene. Questa è la prima live. Grazie di essere qui. Sono eccitatissimo. E beh, pronto a essere entusiasta o deluso? Cioè, sono blind, sono con voi, onesto fino alla fine. Buffo, Nothing, Mattia Mattoni, Cobalt Edo, Alessio. Grazie di cuore. Benvenuti. Benvenuti, The Buzzo, Rock, Kiforti. Grazie. Allora, ok, Weeb Noob Games. La scansione... Ah, abbasso un pochino, non vorrei che... Mostra il tuo obiettivo attuale e i punti di navigazione. Oltre alle armi vicine, gli oggetti interattivi e i collezionabili. Puoi disattivare i suggerimenti dalle impostazioni di gioco. E ora? Con quel raggio di stasi attivo siamo bloccati. Lo disattiviamo. Raggio di stasi, armi, tutto quanto. Ma come tornerai indietro? Mi inventerò qualcosa. Trasporto nemico bloccato dal raggio di stasi. Scansioni iniziali inconcludenti. Schierare la... Allora, vediamo un po' i tasti. Usa arma, usa equipaggiamento, lancia granata, zoom, scatto, luce casco, contrassegna, cambia granata, scansione IA, cambia equipaggiamento, ricarica, salta, basti, usa. C'erano molti più comandi su tastiera, forse si sbloccheranno nel tutorial, tipo aumenta zoom, forse l'aumento dello zoom si può fare solo con il cecchino. Ragazzi, ok. Comunque, in realtà a me interessa molto giocarlo in italiano e poi anche in inglese, perché Halo non è mai stato particolarmente stellare nel doppiaggio, neanche in lingua originale. L'italiano nei vecchi capitoli era abbastanza tragico, come succedeva anche all'epoca, ma un pochino troppo tardi per la... sua età, perché era comunque post 2000. Voglio vedere com'è stato gestito, quindi non litigate a riguardo, assolutamente. Io vi farò sapere cosa ne penso del doppiaggio, e ci sono dei momenti in cui la voce di Chief mi sembra molto buona, altri un po' meno, però ok. Ti consiglio vivamente i comandi classici. In effetti, però, mi piace molto l'idea di tornare a giocare a Halo. Vedremo. Voglio dare una chance agli sviluppatori nell'ovvio. Eliminare tutti i sopravvissuti. Eliminare? Chief, qualsiasi cosa tu voglia fare, falla in fretta. Che tra l'altro io lo sto vedendo a 120 fotogrammi al secondo, incredibile. Vabbè, starà intorno ai 100 comunque. L'importante è che voi lo abbiate a 60 pulito. Ora... sono curioso di sapere se ci perdi... Cioè, anche i collezionabili. Oh! Ok, si arrampica. Ma che bella fluidità. Esatto, la configurazione è finalmente personalizzabile. Ottimo, l'accessibilità, ragazzi, è una delle cose più belle di questa generazione. Vediamo un po' se riesco a fare il mando. Ok. Il mandrillone. Il level design. Oddio, no, sono bruttissime. No, sono bruttissime. Dove si levano? Scusate, non so chi è d'accordo con me, è assolutamente soggettivo, ma sono orribili. Orribili. Sono bruttissime, perdonatemi. Oh oh! Il rampino è un gancio lanciabile che fa presa sugli oggetti. Usalo per issarti verso luoghi difficili da raggiungere, scagliarti contro le forze nemiche o raccogliere oggetti distanti. Un segno vicino al reticolo indica quando un oggetto è all'interno del tuo raggio d'azione. No, ma fino alle... Devo imparare a usarlo. Ethan, grazie. I Grunt! Ma che belli che sono! Ah, non hanno ragdoll. Mi devo idratare, ASAP. Corro via, lì dietro! Cosa? Ti sbagli. È morto. Lo Spartan è vivo! È uscito. Sono troppo piccolo. Il demone è vivo! Allora, voglio vedere tutti i prompt, voglio vedere... Ok, la pistola! Ah! Guardate che bello che è! Mamma mia! Mi sei mancato, mi sei mancato, mi sei mancato tantissimo. Poverini però, eh. Ah, il ragdoll c'è col corpo a corpo, ok. No, dov'è la mia pistola? Ok, da vedere è molto più pulito di quanto temessi. Cominciamo bene. Questo titolo col ray tracing diventa stratosferico a livello di wow, cioè magari non è graficamente incredibile, ma fa wow, il wow in questi... In che senso pulito? Nel senso che i vari asset, quello che sono le texture, gli shader, il metallo, l'estetica, non è troppo sporca, pregna di oggetti che riempono lo schermo senza alcun motivo che non sia una sorta di soffocamento estetico. E ci si muove bene, l'assenza di blur permette di vedere bene dove ti muovi e non ha una forma di vecchia grafica old gen pompata per cercare di risultare gradevole in next gen. Per ora è tutto molto molto... Guardate che bello che è il metallo. Pensate a quello che ha fatto la Master Chief Collection invece, che ha spesso rovinato gli shader e i materiali. Cioè non c'è come opzione il ray tracing, ma arriverà, arriverà. E su One devo vedere un po'. Ah, non ho granate. Per pulito intendo anche definito, ok? Però so che è un termine un po' come petaloso, non è molto... Boom! Boom. Va bene, non pensavo che... va bene. Ok, prendo atto. No! Ah, ora non scoppiate più. Ah, ma fa un... Ecco, queste scintille e questa strusciata non è stata pulita, ok? Arrabbiatissimo. Wow. Noi non ci inchiniamo, non ci inginocchiamo dinanzi a falsi idoli. Noi siamo uniti. Quell'ologramma. È Atriox. Ha guidato l'attacco contro l'Infinity. Stava cercando qualcosa. Lui ha ucciso tutti. Lo so, ci siamo presentati. Mi mancava anche questa voce un pochino. Non quanto l'originale, però. Ok, gli esiliati. Ma lo sappiamo, conosciamo la storia di Halo Wars 2. No, no, è una bella voce quella di Chief in italiano. Ragazzi, Chief non è mai stato un grande personaggio o un dialogatore con voce interessante, neanche in inglese. Mettetevi un secondo in prospettiva il PG, va bene? Per favore. Cioè, Chief è il coatto che sa di essere forte e parla monosillabi. Poi Halo 4 ed Halo 5 lo ha reso l'eroe drammatico, ma quella è stata una cosa che è successa. Va bene? Esatto, è già tanto che parli, esattamente. Però se mi fai... lo so, ci siamo presentati. A me piace perché è lui. Salve, Game Breaking Weapon, come sei bella in Infinite. Ma devo stare attento ai collezionabili? Wow. Casse di munizioni. Attiva le classi di munizioni per ricaricare le tue armi con il tipo di munizioni richiesto. Non esplodono? Ah no, esplodono. Ah no, cioè, loro hanno homing ed esplodono quando sono 8, vero? Vabbè, qui ragazzi. Ne servono più di 8, non so quanti, ok. Allora, io sto cercando di andare avanti per gusto videoludico e darvi anche progresso. Ditemi se devo esplorare perché mi piace un botto l'idea di esplorare qui. E se... Non c'è più la Kimbo? Vabbè, allora, perdonatemi. Non vedo perché qualcuno deve correrci dietro. Perdonatemi, Presumendo che io non mi sia perso nulla da qui, sperando che io non mi sia perso nulla da qui, me la gioco in maniera... Si era pensato di rimetterla, ma hanno preferito di no. Ok. Posso pomparvi un po' di più il bitrate? Posso andare al limite di Twitch per ora, se la linea regge. Fatemi sapere com'è. Più di così Twitch non fa comunque. Più o meno. Mi sono perso un log audio, sicuri? C'è un... Ma prima? Prima di qui? Perché qui non stavo esplorando come avrei fatto da solo perché mi sono sentito in colpa per la perdita nell'introduzione di tempo. Non c'è... sì. Non ancora. Ok, 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 ok. Ora esploro come decido io. Non preoccupatevi se perdo qualcosa, però perlomeno voglio giocare come... avrei fatto da solo. Ok. Non ci inginocchiamo dinanzi a falsi idoli. Noi siamo uniti. Combattiamo uniti. Pronti a morire per il nostro credo! Atriox ci ha mostrato la via! Insieme siamo stati invisibili! Noi siamo gli Giampis, Gialpini, Saramichelo, Altieri, Maumasu, benvenuti. Basta profeti, basta menzogne. Chief verso i gormiti. È vero. Scusate, ragazzi. Base di sbarco 763 al completo. Prepararsi allo schieramento. Estrattore di energia 256. Prepararsi allo schieramento. Qui l'esplorazione è pazza comunque. Torre del sensore 334 danneggiata. Ritirarsi. Non voglio annoiarvi, ma... grazie a voi. Lores. Grazie del gigantesco dono. Investimento per il lavoro, ma solo per la vita. Grazie di cuore. È tantissimo. È tantissimo, grazie. Grazie. Anche della parola che accompagnava 50 palanche. Molto genovese. Grazie. Sì, sì, ho visto che il punto giallo, e tra l'altro è anche level design, non ti permette di rompere il sistema attraverso l'abuso del rampino, no? Grazie ancora del dono, Loresk. Grazie a voi. E Render Dog, welcome back. Beh, ma non penso si muoia qua. Può essere solo un sistema per tornare in piedi e tornare in alto se si cade, oppure nascondere qualcosa. No, no, in aria puoi usarlo di nuovo se si ricarica. Certo, ma mi riferisco al fatto che non credo sia solo una questione di distanza. Vedete? Cioè, il... oddio... no, no, secondo me è anche altitudine. Non ti permette di attaccarti in aree dove non è desiderato che tu possa arrivare. Rampino, no, sì, lo so, lo so. Ok. Puoi arrivare solo vuoi, è solo distanza. Adoro questo coraggio. Luca Facen, welcome back. Adoro questo coraggio. Mi piace. Salve! Mi siete mancati! Mi siete mancati! Tantissimo! Ciao! Ciao amici! Eroica, via! Amici, ciao, Tuk! Sì! Infinite! Guarda che belli che sono. Wow. Figata. Spero che vi faccia piacere che mi metta un po' a smanettare con queste cose, perché fa parte di me. Interessante che di rampino ci sia un valore. Forse potrei usarne consecutivi di più a un certo punto. È questo che vogliamo, grazie. Ok. Ah, questo è proprio un effetto alla Halo, eh. Da sparco, una forza di invasione. Non abbiamo nessuna possibilità, gli esiliati hanno già vinto. Potremmo essere gli unici due umani sopravvissuti. C'è ancora speranza. Vengono visualizzati i collezionabili. No, fatemi... Vabbè, dopo. Non posso avere la mia bella pistola? Hai raccolto un log audio UNSC. Tutti i log audio contengono un file che può essere riprodotto nel database. Oh. Ok. La sciroppa del capitano Latti è partita. Bene, ora noi altri. Riunisciti alla tua squadra e raggiungi la capsula più vicina, Marina. Muoversi. Sì, signore. Squadra d'assalto Taurus, appuntamento alla piattaforma 18, scendiamo sull'anello. Ricevuto, ci muoviamo. Agli altri Spartan, se siete ancora sull'Infinity, disimpegnatevi e raggiungete le scialuppe. Winfor 1, abbiamo un sacco di personale diretto verso lo Z-Halo. Cosa vedi là fuori? Mezzi e truppe degli esiliati ovunque, a terra e in aria. Sarà un atterraggio difficile. L'avete sentita? State attenti e ci rivedremo sull'anello. Siamo con te. Facciamola finita. Ragazzi, dov'è la Halo Hype? Ho smanettato un po' con i minusi. Chissà se c'è ancora il danno doppio del melee stealth. Penso di sì. Si sta nascondendo. Ha paura. È forte. Trovatelo in fretta. Cosa? Tu! Guardate il radar. Sei vicino. Sei spaventato. C'è qualcosa lì. Laggiù. Ti insegnerò a soffrire. Massacrando i nostri fratelli! Rimarranno soltanto le superarsi. Ricopro, fratello! Il Brute è andato. Bellissimo. Oh, ci sono quelle che si attaccano alla carne. Mamma mia, che gameplay. Per ora è niente, è standard. Ma è standard Halo. Cioè, lo sparatutto Halo ha una sua identità molto forte. Può essere in tante cose anacronistico, può essere anziano, ok? Vecchio in alcune idee, ma è identitario e lo rende un videogioco in grado di essere nuovo nel vecchio, credetemi, eh. L'odorino di Halo lo sento, però vediamo. Io in realtà, onestamente ve lo dico, in maniera totalmente sincera, sono interessatissimo alla storia. Non ho hype, non ho fiducia nella trama, onestamente no. Dopo Halo 4, 5 e Wars 2, specialmente Wars 2, non ho hype per la trama. Alcune cose di Halo 4 e 5 mi sono piaciute, alcune, altre mi hanno veramente deluso molto. Non ho hype, non ho aspettativa, ma ho enorme curiosità e essere stupito della trama di Halo Infinite mi piacerebbe veramente tanto come ricordo videoludico. Vediamo un po'. Boom. Bello sto scan. Bello sto Ragnarok. Lo so Galaxer, che lo scrittore è diverso. Non basta questo, ma lo scrittore di Halo 5 non ha fatto un disastro, eh. Oh cazzo! Corazza debole! Vai dall'altra parte! È un secondo! Lo sento! Qualcuno mi copra! Leggende erano false. Aspetta, le leggende erano false perché non mi sono girato abbastanza in fretta. Te dammi sta, tieni qua, controller. Dammi la mia sensibilità. Oh. Guarda un po'. La leggenda se è vera o no. Oh sì, mi idrato ragazzi. Non prendo il mouse. Avete votato? Tradizione, non prendo il mouse. Non preoccupatevi. Accettiamo quest'idea. Non è brutto e basta. È una scelta. È ovvio che col mouse è un'altra cosa, però. Mancato. In effetti ti ho mancato. Dammi tempo. Porca vacca. Mi sono proprio sbagliato nello spazio. Che ho preso, sì, che ho preso. Ma è contro di me quel mitraglio, vero? Umano. Eh sì, è contro di me. Romane, grazie di cuore. Hai sbloccato un teschio. Questi oggetti misteriosi sono disseminati per lo Z-Halo e possono alterare la tua esperienza di gioco. Grande. Con i dischi attivi, i salvataggi e obiettivi sono disattivati. Che figata. Ah, perché, perché è un Souls-like, ragazzi. Perché è un Souls-like. Junkal, grazie. Golden Yuri, grazie anche a te, di cuore. Ho capito! Se mi metti il mirino, abbassa il braccio, abbassa il polso, Chief. Chief, per favore, fammi giocare con le cose che esplodono. Anche queste cose esplodono. Oh, ma esplodi un po'. Ok, non sottovalutiamo gli scudi dei nostri nemici. Allora, sono pronto. Sapete che questa cosa ovviamente non è umanamente possibile, vero? Cioè, è uno Spartan. Yokel, grazie. Arrabbiatino comunque. È un sequel diretto di Halo Wars 2, tra l'altro. Il momento si avvicina. Presto gli esiliati avranno la vittoria nelle loro mani. Atriox, ascolta queste parole. Anche davanti là, oltre questa vita, la tua volontà si è compiuta. Ora le tue forze occupano l'anello. Tra non molto lo avremo sotto il nostro controllo. L'umanità si metterà in ginocchio davanti alla tua eredità. Bruceranno tutti quanti. E la loro ardente audacia sarà solo un lontano ricordo. Abbiamo un nuovo problema. Noi? Noi dobbiamo andarcene da qui. Ci sto lavorando. In fretta. Questo Pelican è quasi imbarcato e ancora non c'è energia. Non... anche per me è strano sentire che Atriox è morto, ma non so se è una mia dimenticanza. Che mi prendano. Va bene. Niente. Parlava del fatto che l'eredità e la volontà di Atriox si stesse compiendo nonostante la sua morte, o comunque oltre la tua vita. Bisogna capire che cosa intendesse il suo generale. Io sono Brute. Chi è stato? Che cos'è? Rovina la carne. La mia cerchia. Sto attaccando. Sono sotto tiro. Spreco di tempo. Vedrai. Mo vedi lo spreco di tempo. Wow, granate al plasma. Queste sono belle. Trovato. Ha ucciso un Brute. Non sei. Ha ucciso un Brute. Sì, è uno di voi. Oh, la Mjolnir, signori. Avete idea di che cosa avete dinanzi? Dividetevi e attaccate! L'avete sentito tutti? Ha preso uno di noi! Sei morto! Ti troverò! Stai cercando di nasconderti! Ma che cos'è lui? Generalino? Cucù! Vieni qui! Al riparo! Granata! Andate al riparo! Mistero dovrebbe tirarlo fuori. Fighissimo. Fighissimo. I combattimenti penso che si possano veramente rendere fighi, belli, una volta che ti muovi un po' meglio e prendi dimestichezza. Eh sì, esatto, sparando al jetpack avremmo potuto fare belle meraviglie. Ok. Questa mi sembra un'area abbastanza interessante da esplorare, ma la scansione non dice nulla. Vediamo. E loro? Sei già morto. Stiamo attenti, eh. Dite che c'è un audiolog, eh? Sì. Solo che forse prima me lo ha evidenziato in arancione perché l'avevo già trovato e me lo ricordava. Quindi in questo caso bisogna fare... esatto, orecchio. Cavolo! Potrebbe essere il colpo di scena che alla fine non è morto, ma Atriox non era un antagonista così interessante da farci soffrire la sua scomparsa off screen, se poi c'è un flashback o una spiegazione complessa, eh? O completa perlomeno. È chiuso, bisogna hackerarlo. Ok, e tu puoi farlo? No, nuovo piano, fai saltare la nave. Vuoi distruggere questa nave con noi dentro? Ma in questo modo io morirò. I tubi di raffreddamento portano i motori. Quindi? Alziamo la temperatura. Ora sono arrabbiato! Ti ucciderò per questo, Spartan! Mo' vediamo se è vero, eh. Cazzo, questa è brutta. Sapevo che dovevo saltare prima e non troppo tardi. Sto guardando il radar con interesse per fare strategie, ma quello a sinistra me l'ero perso. Mio errore. Bello, mi piace. Quindi? Alziamo la temperatura. Quindi il rampino posso usarlo... anche se non è carico per togliere lo scudo ai Jackal. Ti ho fregato? Non abbastanza. È una di quelle armi che cambia. Brute. Sei stato il Brute più pavido che abbia mai visto in qualunque Halo. Va bene. 41%. Allora, io prima di andarmene andrei a recuperarne un altro, sapete? Ce n'erano altre belle nuove. Non vi ricordate? Vabbè, non è così importante. Funzionando. Non succede niente. Non ho finito. Sbrigati. Li vedo. Brute. Qui, cosetti. Stanno aspettando. Non lasciare che mi prendano, per favore. I cosetti. Effettivamente qua col mouse sarebbe anche molto più ballerino, eh? E in senso buono intendo, cioè sarebbe fighissimo. Ma mi diverto tanto anche così. Assolutamente mi diverto tanto anche così. Ok. Potevo anche coglierci, il fatto che mi è venuta una fame... Ma io ho dei cioccolatini. Scusate. Sapete che ho fatto i Game Awards, quindi ovviamente mi sono svegliato tardi e non ho pranzato come avrei dovuto. E ho i cioccolatini, quindi alla prossima cutscene ho le monetine di cioccolato, ragazzi, quindi sono pronto a... Cioè adesso ho bisogno di zuccheri e proteine, carboidrati, tutto. Pronti. Ah, ok. Accendi quei motori, Chief. Forse sopravviveremo. Quindi il rampino si consuma solo se riesci ad agganciarti. Quindi contro gli scudi non conta come aggancio. Questa nave settore 13. Confermate vittime Andoi. Stabilità motore a impulsi compromessa. Tutti crew dalla sala motori centrale. Siamo persi un dialogo perché sto scappando. Innalzamento della temperatura interna. Propulsori a rischio critico. Ordini invariati. Restare al proprio posto. L'integrità strutturale è al 27%. Sembrano terrorizzati. E direi! Batterie? Si stanno caricando. Lentamente. Non so. Deve essere vicino. Troppo. Ok. L'equipaggio è al 37%. Solo i più forti resisteranno. Alle armi, fratelli! Rieccoti di nuovo, Chief. Chief, ci sei ancora? Ci sono. Ok. Dammi un secondo. Sto arrivando. Bentornato, ragazzone. Andiamo via da qui. Infinity. UNSC Infinity, classe, nave ammiraglia superiore, equipaggio 7150, A7. Scansione perimetro. 1986 tag UNSC, stato e ceduti. Master Chief è vivo. Atriox ci aveva assicurato che fosse morto. Non sei furioso? No. Mi sento rinvigorito. Ci hai promesso vendetta, superiorità, cambiamento. Lui minaccia tutto. Metti in dubbio la mia guida. La visione di Atriox. Atriox è morto! È colpa sua se siamo bloccati qui. Gli esiliati non si inchineranno mai più a nessuno. Non hai Covenant. Non hai profeti. E neppure a lei. Attiveremo questo anello. Ti prego. E allora potrai vendicarti. Maestro di lama, segui lo Spartan a distanza. Voglio sapere tutto quello che fa. Vabbè, il suo sottoposto ha ragione, semplicemente i Brute non sono esattamente delle cime e quindi non si sono capiti, ma è ovvio, lui mette in dubbio tutto. Non è che la visione di Atriox è sbagliata, bla bla bla, ma può essere distrutta. Decrittazione fallita. Origine messaggio. Triangolazione in corso. Triangolazione in corso. È la fine, vero Chief? Se non andiamo via di qua, torneranno, ci troveranno e ci uccideranno. Cos'è che stai cercando? Riscontro trovato, segnale localizzato, rotta in... Ma non c'è niente là. Stai cercando dalla parte sbagliata. Torniamo a casa adesso. Rotta. Richiesta di controllo manuale del volo. Vai. Pilota automatico attivo. Aspetta, cosa? Stai scherzando? Perché dovremmo andare laggiù? Gli esiliati vogliono spazzarci via. Tutti. E allora? Tu credi che noi possiamo fermarli? Bella la sua reazione. Te l'avevo detto. Noi abbiamo perso. Ci serve un aiuto. Basta atti eroici. No. Facciamo il nostro dovere. Tutti i costi. Non posso essere. Ingresso dell'atmosfera, pilota automatico disinserito. He's back! Cosa c'è? Un'arma. È tornato! Armi hai bisogno. Ma che problema hai? Non prenderò mai più a bordo uno Spartan. È davvero una pessima idea. Ci stanno cercando tutti quanti. Non è sicuro. Ripiegare. Ok, ok. Mamma che gioia però. Vabbè, non parliamone adesso, giochiamo. Però che gioia, che gioia. Che bello. No. Vabbè, Chief è proprio bello per questo comunque. Quando è se stesso. I Phantom si dirigono verso di te. Ah, e poi c'era un ragazzo. C'era un ragazzo a cui posso finalmente rispondere anche io senza problemi, no? Non sono più il blind runner inesperto di qualunque ecosistema di Halo. Non sono ovviamente un veterano, però ecco. Ma è incredibile, ma siamo sicuri che un'armatura resisterebbe a tutte le botte che sta prendendo? È sbattuto qua e là come se fosse un flipper, no? Ragazzo, la Mjolnir ha resistito senza praticamente danni seri e irreparabili a un impatto planetario dall'atmosfera. Cioè Halo si è buttato non proprio volontariamente, ma è caduto dalla orbita di cose ed è arrivato a terra. aveva ancora la Mjolnir addosso in Halo 3. Ah, ho detto Halo si è buttato. No, Mjolnir, vabbè, Halo si è buttato, vabbè, Zelda, uguale. Ha fatto un Halo jump, esatto. Vabbè, John, ragazzi. Altri rinforzi, quest'arma deve essere proprio importante. I'm not Halo. Dai, che poi presto continuiamo a giocare con Metroid, la protagonista. Bravo. Ma no, ma... Ma io posso fare le mandracate adesso, così col rampino. Sì. Posso farle. Farla. Il gameplay è interessante. Wow. Siamo nelle rovine di Halo, eh? Dell'Halo. Nel muro. Attento, arriva un'altra navetta da sbarco. Questo posto sembra un passo dalla morte. Alla vita. Com'è possibile? Ogni anello è diverso. Smettila di nasconderci, umano. Non battiamo per gli esiliati. No! Cazzo, ho mancato. Stavo cercando di cambiare le granate, non le avevo, tutto qua. E ho capito, Benì! Che poi potevo andare avanti, ma io voglio pulire tutte le aree. Ci siamo incastrati, ragazzi. Ho provato a cambiare granata non avendole, mi sono confuso guardando l'HUD e lui mi ha incastrato in maniera brutale. Dammi un secondo. Ok, ora posso vincere. Ce l'ho. Fuoco. Ce l'ho anch'io. Simpatico. Batti con me. Ed era skippabile l'amico. È giunto il momento. Una lotta deludente. E ho capito! Hai una Mjolnir rossa con una baionetta lancia... sciottosa. Ci sei riuscito già due volte. Allora, intanto togliamo di mezzo gli amici, ok? No! No, voglio utilizzare le granate contro di lui. Esatto, finalmente qualcuno che schiva la granata al plasma, ragazzi. Il bello di giocare a eroica è doversi impegnare. Boom! Non tutti le schivano, eh? Voglio una vera sfida. Ti prometto di dartela. Prometto di dartela. Franco panchetterà oggi. L'insetto regalo. Aiutatevi, idioti. Mi dispiace. Ma quella è la noob grenade combo. Vedete, non era necessario farlo, ma perché no? Mica l'ho comprato a caso, Halo Infinite. Con calma ora, con calma. Siamo in un... Ehi là! Ehi là! Wow. Sapete dove siamo, vero? Guarda questo posto, è bellissimo, è distrutto, davvero molto distrutto. Devo muovermi, ci sono navi degli esiliati ovunque. No, l'ho proprio voluto comprare, senza Game Pass. Ma è una scelta, ovviamente. Mia. Mi manca una componente molto importante della noob combo. Se moriva colpito alle spalle era bellissimo. Abbiamo un Jackal. Ok. L'ho ucciso, sì, ragazzo, che ti devo dire? Bella! Overkill? Nah. Forse era il grunt più intelligente dell'universo. Elite! Finalmente altri Elite. Quanto mi piace combattere gli Elite. Quanto mi piacciono gli Elite. No, niente esplosivi. Devo fare... Devo tornare a casa. Fatemi tornare a casa. Fatemi tornare a casa! No! La noob combo! Non ho caricato abbastanza l'arma. Wow, no! La noob combo. E io oh no, Mamma mia, il Grunt più famoso della galassia se sconfiggeva Master Chief da solo. Aspetta, eh. Ecco. È bello quanto ci credono comunque. Oh, interessante quello che puoi fare. Questo col mouse farebbe molto meglio. Allora, togliamone di mezzo uno. Vediamo un po'. Spero che non muoiano entrambi, eh. Elite. Ok, fermo! 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 Devi vivere! No! Lasciami andare! Il demone cade! Vittoria! Sapore della vittoria! Non è vero, è il sapore del capriccio di Mike. E otterrò la mia soddisfazione. Niente scudo. Non può ucciderla, è vero? Merda. Esatto, capriccioso, esattamente. No, dov'è la pistola al plasma? E dammi tempo. Ora sono contento. Scusatemi. Ne avevo bisogno. Mi mancava fare la noob combo. Che conta solo se fai headshot, ovviamente, eh. Ok. Secondo me in queste mappe i teschi si trovano proprio così, comunque. Possono fare veramente grandi figatine qua. Però paura. Che paura. Non volevo neanche premere il tasto. Wow. Se potessi sapere come morirai, se potessi sapere, se potessi sapere, se potessi sapere come morirai. Che bello vedere gli ambienti così ben modellati, fatti con amore. Non sarò io. Questo lo sai, vero? E tanto Halo, Combat Evolved, ma non solo, è tanto Halo per ora questo. Però preferisco sentire l'audio piuttosto che fare l'esploratore pazzo. I dialoghi e così via. Ho mentito. Va bene. Quindi annulli i danni da caduta se usi il rampino alla base. Attenzione. This is nice. Non ci sono danni da caduta? Proprio non ci sono? Sì, vabbè, ma sapete, a volte il gameplay... avevo sicuramente intenzione di parlare appunto della comparison, cadi dallo spazio e muori da una collina, però... figo. Sì, ma infatti col rampino sarei potuto risalire tranquillamente, solo che mi piace moltissimo l'inquadratura questa che ti permette di vedere. Non ho ancora analizzato il trailer di Elden Ring, ma accadrà. Sapete benissimo che accadrà e quanto accadrà. Ok, allora ce la giochiamo in maniera un po' meno pazza? Ho mentito. Non resisto a non usare il rampino, ragazzi, perdonatemi. Solo che poi lui scivola e non si aggrappa. Dove mi ha messo il checkpoint? Ok. Cioè, se non imparo a capire i limiti del rampino e quando si aggrappa e dove non si aggrappa e che cosa succede se incontra una superficie prima di raggiungere la fine del rampino e così via, poi ce ne pentiremo. Meglio farlo adesso nel prologo. Non è ancora fissata una live per il trailer, ma vi farò sapere assolutamente su qualunque social possibile. Devi saltare quando raggiungi una sporgenza con il rampino. Proverò, magari si attiva. E nelle impostazioni decidere se mettere l'arrampicata automatica. Ah, no, se posso decidere io con il tasto salto, preferisco avere controllo. Beh, vorrei finire il prologo in questa live. Sarebbe perfetto. Sono morto. Tutto quell'addestramento per niente. Cazzo, fanno scassare. Ah, ci picchia. Mica l'ho vista la granata che arrivava. Addestramento e servite, bisogna essere più tosti. Bella l'eroica, ci piace. Non possiamo fare il mero... Dobbiamo giocare all'Halo. Ma che fate con le granate? Me le lanciate qua? Guess not. Ehi, la noob combo la faccio solo io, eh. No, peccato il melee. Ok, ok, ricordiamoci. Allora, questo è importantissimo. Devo ricordarmi una cosa. Il rampino mi fa sentire in una libertà pazzesca di gameplay, ma è esattamente come quando giocavamo ad eroica e leggendaria nei vecchi Halo. Non posso fare Doom, devo giocare più a Halo, nel senso non posso fare le mandracate perché vengo ucciso, quindi devo essere più strategico e meno coreografico. Si può fare. Si può fare. Speravo che mi avrebbe raggiunto. Stai per morire. Basta che strateghi. Mi sa che sei caduto un po' oltre la vita. Ci riuscirò, mo salta in aria. Boom! No? Preso! Che spettacolo sto gameplay. Questo è veramente Halo. Mi mancava. Questi aggeggi. Roba dei precursori, giusto? Ho sentito le storie, ma cavolo, è più folle di quanto immaginavo. Domanda stupida. Come sai che questa non è una trappola? Non lo so. Grande. Spero che questa tua arma ne valga la pena. Rilevo parecchie navi nemiche dirette da questa parte. Troppe. Non abbiamo tempo. Passati 6 mesi, ma dov'eri finito? Che è successo? Dov'è Cortana? L'intelligenza artificiale Cortana è stata cancellata. E come? Da te? Certo che no. Per caso hai battuto la testa? Non ti ricordi? Il mio compito era entrare nell'installazione, imitare Cortana e bloccarla per il recupero. Tu dovevi portarla all'Infinity per la cancellazione. Ma se non sei stato tu... allora vuol dire che... è successo qualcosa. Si è morsa il labbro. In seguito al dispiegamento doveva completarsi la mia autodistruzione. Ma sono qui. Bene. Cosa? La mia programmazione è saltata. Non dovrai essere qui. Ti prego di cancellarmi. No. No. Io sono stata creata per uno scopo e quello scopo è stato raggiunto. Quindi la mia missione è terminata. Ne abbiamo un'altra. Gli esiliati useranno l'anello come arma e noi dobbiamo impedirglielo. Prima di tutto, che cos'è un esiliato? Secondo, forse avrai notato che buona parte dell'installazione è stata danneggiata e che perciò è inutilizzabile. E terzo, per usare l'anello serve un indice di attivazione, cosa che Cortana aveva. Anche io ne avevo alcune parti, sai? La tua cancellazione è stata interrotta. Dobbiamo scoprire perché. Ma non era questa la missione? Le missioni cambiano. Succede sempre. Sei sicuro? Carino. Tra l'altro, una cosa che... si può notare è che il riflesso di arma, si chiama lei, no? Sul visore di Chief non è in tempo reale, è una mappa messa lì. Con il ray tracing diventerà reale. Sei stata tu? No, rimuovendomi hai attivato una risposta dall'anello. Tu devi capire. Non c'è molto tempo. Se potessi sapere come morirai, vivresti la tua vita diversamente. Quella voce è Cortana? No, non è lei. Solo polvere ed echi. Cosa hai detto? Cosa? Sono solo frammenti di dati ripetuti fino all'esaurimento dell'energia. È tutto intorno a noi. Oggi mi hanno chiamato automa senza sentimenti. Hanno visto i voti. 75 soggetti sani, selezionati da me personalmente. Perfetti per il programma. Non sopravvivranno tutti, lo capisco. È una cosa che ho accettato. In buona parte. C'è un soggetto che vorrei sopravvivesse fino alla fine. È perfetto per quello che ci attende. Per togliervi dubbi, io gioco esplorando come mi piace poter fare, ma non cercherò i teschi. Non farò quel tipo di blind run, altrimenti si perderebbe moltissimo dello spirito anche di progresso di Halo e di velocità e di appassionamento a quello che è il gameplay core dell'opera. Ne riparleremo, ma esplorerò in maniera comunque superficiale, non esagererò. Ho visto che c'era un eco olografico di una bambina, di un bambino. Gli è stato assegnato un numero 117. C'è qualcosa là davanti, sento che mi sta chiamando. È noioso vincere sempre. sono gli esiliati? Affermativo. Puzzano ancor più di quanto immaginassi. Senti il loro odore? Beh, nella corazza hai una serie di sensori e ne ho analizzato l'input. E tu hai un buon odore. Va bene. È fatta. Ciao cecchino. Chissà se c'è L3, ok, grazie. Guarda, laggiù, c'è qualcosa. Il ponte è andato. Sì, forse qui intorno c'è un dispositivo di riattivazione. Segneranno un'altra idea. Forse un altro modello Cortana, se Alzi glielo permetterà. Non sarò io, ma questo lo so. Ah beh, You Smell Fun è un po' diverso da hai un buon odore, no? Ah, you smell fine. E allora è giusto. E allora è giusto un buon odore. No, you smell fine. È giusto, è giusto. No, è giusto. È sicuro? Se ne preoccupa. Così sembra. Sì. È sicuro. È giusta la traduzione, sì. Questo è parte di me. Non so come mai. Non so neanche perché, ma è parte di me. È stata l'ultima componente ad essere cancellata. Vediamo se... Grazie. Se sei qui è perché sei stato scelto. Giorno dopo giorno i nostri nemici diventano più forti e astuti. Ciò che sto per mostrarti ci aiuterà a ribaltare le sorti della guerra. Ho lavorato moltissimo per sfruttare la potenza strategica di un'IA da nave sul campo di battaglia. Sei pronto? Sì, dottoressa Salsi. A differenza di altri modelli di IA, lei risiederà tra la tua mente e la corazza. Comunicherà direttamente con la tua interfaccia neurale. Pensa a lei come a un altro paio di occhi che potenzieranno le tue reazioni e le tue capacità. Non sarà la tua guida, ma uno strumento per equilibrare la situazione. Come la chiamo? Chiedilo a lei. Ha già scelto quale sarà il suo nome. Salve, Master Chief. Io mi chiamo Cortana. Voi due siete la nostra unica speranza. Voi due, insieme, siete la chiave per la sopravvivenza dell'umanità. Lei farà tutto quello che è necessario per assicurarsi che la missione si compia, anche se dovrà sacrificare se stessa o te per riuscirci. Cos'è successo? L'ho toccato e... Era reale. Sono solo dati. Proprio proprio qui. Dei cluster di codice ricorsivo. Ma questa, d'altra parte, questa è la struttura con cui ho intrappolato Cortana. Contiene una copia dell'indice di attivazione, o almeno alcuni frammenti. Cosa dovremmo farne? Ci serve? Beh, basandomi su quello che mi hai detto finora, la vera domanda è: agli esiliati serve davvero? Fallo. Andiamo. Ricordiamoci che John si è personalmente molto affezionato a Cortana, eh? Mi sono persa qualcosa. C'è un file sbloccato, ma non riesco ad accedervi. Ci serve un'uscita. Ok, vediamo. C'è una breccia qui vicino. Dovrebbe portarci in superficie. C'è Sterit che mi chiede, giusto per curiosità, ma come sta andando con gli FPS? Li ho messi in alto a destra. Dammi un secondo, dobbiamo attivare questo ponte. Abbiamo compagnia, Chief. Vediamoci al piedistallo più avanti. Sorpresa! Potrei anche essere ammazzare da qualcuno! Ma tutti solo Grunt, cioè. T'ho preso, sì, t'ho preso. Tremonius conoscerà il mio nome quando gli porterò la povertà. No, la mia corazza. Pensate... È l'ultima volta che lo dico, ma pensate con il mouse cosa si può fare con il rampino girando mentre voli verso l'obiettivo che vuoi menare. No, la sua corazza! Sei arrivato in fretta. Non sei uno che perde tempo, eh? No. Lo ricorderò. Andiamo. Va bene. Ci muori, per favore. Boom. Boom. No! Via! Muori, per favore. No! No, Chief! Non pensavo che ci fosse il vuoto. Poverino. Che destino ingrato. Che destino ingrato. Scappano, mamma mia, che belli che sono. Muori, per favore. Oh, coraggioso comunque, eh? È stato veramente bravo. Il fatto è che, con tutto l'affetto, Atriox non è proprio un personaggio che merita queste parole, anche da parte dei Bruti. Mi sembra un po' eccessivo, non è, cioè, non è un antagonista che ricordo con grande affetto come personaggio spaventoso e importante. La storia lo rende così, ma... Mi dicevate? Guarda gli audio. Ehi, ma questa cosa? Dai. Audiolog 1 su 2. Potenziamenti. Ancora non ho niente. Vedremo. Base operativa. Vabbè, ci saranno database. 2 audiolog su 3. 0 teschi su 1. Ah, qui ho trovato tutto. Dopo mesi alla deriva nel vuoto, intorno ai frantumi dello Z-Halo, Master Chief viene trovato e rianimato dal pilota di un Pelican UNSC, pochi istanti prima che il trasporto venga inghiottito da una nave da guerra degli esiliati. Fuggiti con il Pelican su cui si trovano, Chief scopre che gli esiliati hanno un nuovo capo, il potente Escharum, che intende prendere il controllo dell'anello. Dopo essersi occupato della nave degli esiliati, imposta la rotta verso una sezione di anello distrutta nel cuore del territorio nemico, in cerca di un segnale fondamentale per la missione. Cerca un'arma nella sezione distrutta dell'Halo. Ok. Bellissimo. bellissimo. Audiolog. Esiliati. La testimonianza di Escharum. No, no, no. Log audio Spartan. Archivi dei precursori e teschi. Ammirate il tempio, malebotto. Diario personale di Escharum. Se vogliamo che funzioni dobbiamo agire subito, ci stiamo. Ma l'ho sentito il primo, no? Quanti al momento? No. 16 sistemi disattivati finora. Posizioni apparentemente casuali. Sto cercando di escludere sia lei che gli altri da... Non riuscirai a fermarla. Sa come funziona tutto questo meglio di... Beh, meglio di chiunque altro. Dottoressa John, qual è il piano? Il piano? Solo sopravvivere. Di nuovo, il messaggio di Cortana ha attraversato la galassia. La gran parte delle IA senzienti sono dalla sua parte. Contro di noi. Sì, ma forse non contro di te. Esatto. Dimmi, John, qual è stata l'ultima cosa che ti ha detto? Ha detto addio. Esatto. Addio. Non riesco a dimenticare quelle parole. Sono passati 4 mesi dall'attacco di Cortana. Da quel momento non ci siamo mai fermati un istante, cercando sempre di anticiparla. Qualsiasi piano è a dir poco rischioso. E questo... Addio. Deve essere distrutta. Mentre lo dico ad alta voce... Mentre penso al piano, mi sorge una domanda. John ce la farà? Possiamo essere certi che farà quel che deve? Uccidere la sua amica? Stiamo arrivando a Reach, dottoressa Salsi. La squadra blu? Pronti? È venuta qui per salutare. No. Dia a Master Chief di fare rapporto a me una volta completata la missione. Al 6. Potevano doppiarla un pelo meglio. O recitarla. Recitarla un po' lo meglio. È abbastanza raccapricciante. Poi magari in inglese è uguale. Ma... Uff. Bellissimo però. Bello anche lo sprite, l'estetica dei teschi, eccetera. Cioè. No, no, è vero, Serpente, sono d'accordo assolutamente con il tuo valutare Atriox come il messia dei Brute, perché li ha salvati dalla schiavitù dei Covenant, da quella forma di blocco mentale che i profeti avevano su di loro. Lo capisco perfettamente, però Atriox non è un bell'antagonista, nonetheless. Capisco perfettamente cosa intendi, però. Il mio cecchino? Stasera ci sarà Dark Souls 2? Assolutamente sì. È rimasto qui. Dark Souls 3! Scusate, scusate. Si torna alle avventure di Tortizio, no, no, tranquilli. That ship has sailed. Fatemi sapere. Ah, ok. No. Vi sta piacendo la nostra prima live di Infinite? Fatemi sapere, eh. Assolutamente fatemi sapere. Oh no. Che c'è? Questo ascensore dovrebbe essere attivo. Dobbiamo trovare un modo per riattivarlo. Morirai per questo. Sarà meglio che non sia qui. L'ho un po' confuso, sbaglio. Grazie, oh Kangdorx, welcome back. Fantastico, grazie del dono. Fight. Va bene. Hai vissuto abbastanza. Ho una granata. Beh, ragazzi, ok, non gli è andata molto bene, eh? La botta in testa l'ha rincoglionito, esatto. Questo oggetto è parte integrante della forza vitale dell'anello. Si chiama seme energetico. Tutto lo spazio, le stelle, con l'asse, si stira. Un giorno ve lo dico nel finale, è una cosa tecnica. Appagata la fine dei desideri. Chief, fermo, quello è uno Spartan. Scopriamo che è successo. No, bellissima questa cosa. Ma è vivo? No. Equipaggiava uno scudo potenziato. Vediamo cosa riesco a scoprire su di lei. Questo è uno Spartan 3, vero? Accedo. Questa è la Spartan Bonita Stone, specialista in ricognizione. I suoi parametri vitali sono offline da quasi un mese. È stata uccisa da una lama energetica, ma diversa, più forte. 4. Il sorprendente non l'ha visto arrivare. Peccato. Ah, è stato l'Elite. Nucleo scudo installato. Aumenta la capacità del tuo scudo energetico di assorbire fuoco a ripetizione prima di cedere. Potenzialo installando nuclei Spartan. Fondamentalmente... questo può essere utile per giocare in maniera più aggressiva. Esatto, gli Spartan 3 sono quelli di Reach, che erano sperimentali se non sbaglio. Sono stati discontinui, no? Sono stati interrotti nello sviluppo gli Spartan 3. Ok, mi ricordo ancora bene. Solo che appunto mi sembrava molto riccioso come design e quindi mi sono sbagliato, perdonatemi. No, devo equipaggiarlo prima, ma immagino che sostituisca qualcosa. Cioè, nel senso, ancora nessuno mi ha spiegato come equipaggiare le cose, no? Cioè, me lo spiegheranno come equipaggiarlo. Aumenta al 115% della versione base. Ah no, è automatico, ok. Noi siamo qui, quell'ascensore ci porterà in superficie. Le musiche per ora sono ovviamente fanservice estremamente ben realizzato, perché ti portano a pensare al theme principale tutto il tempo. Sono curioso di sapere se anche Infinite avrà le sue musiche super camp, super Perché insomma vi ricordate che Halo è sempre stato particolare con le ossa. Ed era parte del suo stile comunque. Buonacce comunque. Mazza che strage che ho fatto. Niente audiolog? Dobbiamo portare l'ascensore qua giù. Cerco un terminale di controllo. Sì, ma stavo semplicemente divertendomi adesso, Arma. Questo ascensore attinge energia dall'anello. Beh, prima, ora manca il seme. Ma se io fossi nel level designer, i teschi potresti metterli ovunque, santo cielo. Nei posti più pazzi. Molto bello vedere quanto veloce arcade può essere il gameplay. Cosa sono questi? Contenitori genetici, dispositivi di stoccaggio. Sai, Alex. Come fai a saperlo? Ero in quella stanza in mezzo a loro per 6 mesi. Diciamo solo che parlano un sacco. Queste sono... Così, torniamo all'ascensore. Esatto, esatto. Strano modo di tenere il seme energetico comunque. Non è dei precursori. Si identifica come esiliato. Sai usarlo? Anche dormendo. Non che io dorma. Oh! Non c'è bisogno. Sta già scendendo, guarda. Arriva. Ma se fossero alleati? Non lo sono. Non lo sono. Quanto è grosso? Gli ordini di Escharum sono di condurti davanti a lui. Ah, eccolo Tremonius. Ma non ricordo che abbia specificato in quanti pezzi. Ti strapperò da quel guscio. Solo un uomo, debole, stupido. Quindi loro, i Brute... Strapperò da quel guscio! Si può caricare l'attacco qua? Sì. Smettila di nasconderti dietro a quell'arma! Ma figurati! No! Uccidetemi, aspetta. No, non riversione. Uccidimi, uccidimi. Voglio provare a colpirti sempre. Come gli altri. Voglio fare una cosa. Voglio fare una cosa fatta per bene. Allora, prima uccidiamo i piccoli e poi giochiamo. Ok. E boh, vediamo. Sì, quelli Jackal erano più forti, ovviamente. Sta fermo. Arrenditi. No, l'ho mancato alla fine. Peccato, l'avevo praticamente distrutto. L'avevo distrutto. L'avevo sfondato. Non fallirò. Vabbè, ma è scarsissimo. Colpiscimi, questo non mi ucciderà. Beh, quasi però, amico mio. Cioè, abbastanza easy comunque. Che pippa. Se ti prendevo con tutti e quattro... Ma cosa sono? Non sono missili. Hai ragione. Non era amichevole. Aveva l'aspetto di un comandante di qualche tipo. Lo chiamavano Tremonius. È quasi divertente. Arpioni, vero, esatto. Ah, uno è smart e l'altro no. Vedete, smart e non smart. Il mirino tondo è homing. Ok, esatto, ok. Bellissimo. Fucile Stalker. Bello. In arrivo. Ripeto, numerose navi degli esiliati convergono sulla tua posizione. E te che cercano? Sierra 117 ricevuto. Stavo cercando di contattarti. Sei sparito. Pensavo di essere solo. Ok. Ho la tua posizione, arrivo. L'ho detto, non li cerco i teschi, ragazzi, non posso cercare i teschi. Non si può, non si può. Ne sono perfettamente... È una scelta. Non un incidente. Hai ottenuto un nucleo Spartan. Questi preziosi componenti Mjolnir vengono utilizzati per potenziare l'equipaggiamento. Lo faremo. Un altro Silix. Ma questo è aperto. Cosa pensi ci fosse dentro? Un altro problema. Perché sempre così cinico? Lo sarà. Fidati. laggiù. Ma ragazzi, è un'armeria meravigliosa. Dammi un secondo, dovrei prendere il controllo da qui. Tremonius è caduto. Una vittima della potenza di Master Chief. Ma non ingannatevi, non era certo il migliore degli esiliati, nemmeno lontanamente. Noi due non ci siamo mai presentati fino ad ora. Io naturalmente già ti conosco, Spartan. La tua leggenda. Il terrore che susciti è davvero ammirevole. La speranza che instilli nel cuore della tua gente. Mal riposta. Voglio che conosca il mio nome anche tu. Che conosca la mia leggenda. Altrimenti come faresti a implorare pietà? Io sono Escharum, capoguerra degli esiliati. Questo è il mio mondo adesso. E tu non ci rimarrai ancora a lungo. Chia! Wow. Wow, con l'elo. Wow, è tutto a ultra su PC, eh? E tra l'altro molto della macchina è occupata a fare streaming, però. Wow, guarda questo posto, è così pieno di altri mostri che vogliono ucciderci. Dovrei sgombrarmi una zona per l'atterraggio. In arrivo. Bellissimo, bellissimo, ottimo inizio. Ora cominceremo veramente. Sono con una 3080 Ti Alex e un Threadripper da perdere, che serve molto per il lavoro più che per il gaming, ma meraviglioso aver cominciato così. Grazie Librarian Andrea, you're back. 40 mesi, Macchese, anche a te. Mi sta piacendo, per ora questo inizio mi è piaciuto tanto. Sotto ogni punto di vista, anche di narrazione mi è piaciuto. Vi dico questo, quello che non vi ho detto prima, l'introduzione che, il passaggio che ho deciso di dirvi alla fine, è proprio che ho piena intenzione in futuro, per quanto non è un futuro vicino perché non potrò farlo in questa casa, ma vi prometto che uno dei più importanti upgrade che farò in futuro sarà comprare, acquistare, settappare e impostare una nuova macchina da lavoro solo come streaming di quest'altra e della prossima. Quindi non vedo l'ora. In questo caso non avremo nessun problema, potremo fare anche streaming in 4K, per farvi capire. Ovviamente non servirà, ma succederà. Il top sarebbe poi un terzo PC collegato in rete per fare i render. E lì è fatta, però non ho la casa giusta per farlo, non ho la casa giusta per farlo, ma grazie del supporto che porterà a permettermi di raggiungerlo. Veramente, grazie, grazie di tutto ragazzi, e di tutti, a tutti. Noi ci rivediamo alle 21:30, con la Veteran Run, vi adoro, one step at a time, grazie, esatto, grazie. E insomma, comincia la blind run di Halo Infinite. Spero che vi sia piaciuto. E il mio mod mi dice aspetta un secondo a chiudere. Non mi muovo. Nel mentre vi ringrazio ancora di cuore. Flink, Mars, Mr. Millicott. Ah, Shai voleva farmi un raid. Così posso salutare i ragazzi. Arrivati giusto in tempo da Shai. Ah. Io sto chiudendo. Lo spettatore partecipa alla chat per la prima volta. Oh, che gioia, buonasera. Non preoccupatevi, succede, alla fine è ora di cena, ma è stupendo avere l'opportunità di salutarvi. Ho avuto quell'occasione meravigliosa di poter fare un raid proprio sincronizzato, perché non lo vedo mai online durante i miei orari e quindi è difficile sincronizzarsi, e ho avuto quell'occasione, quindi ricevervi qui è meraviglioso. Grazie di cuore a tutti. Eccoci. Però non c'è stato un vero raid tecnico, vero? State venendo manualmente o mi sbaglio? Ah no, eccolo, sta ostando. Grazie, ok. Eccolo, eccolo il raid. Ok, no, perché non volevo chiudere prima che accadesse, mi sarei sentito in colpa. Oh, che piacere. Grazie, grazie di cuore. Grazie di cuore del pensiero, che spero di poter di nuovo ricambiare al più presto. Un piacere e un onore. Io vi auguro però a tutti buona cena. Alle 21:30 tornerò in live. Like and subscribe. Grazie di cuore e a prestissimo. Buona pappa a tutti. E fight. Ciao ragazzi, grazie ancora anche del saluto extra.